Un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguirci con costanza e assiduità. Questa puntata tratterà della rassegna stampa della rivista Legal del numero di giugno, che potete trovare in edicola nel tradizionale formato cartaceo oppure online nel formato digitale. Come di consueto andiamo a sfogliare insieme la rivista leggendo i titoli e soffermandoci sul contenuto degli articoli più importanti che sono presenti in questo numero, partendo proprio dalla copertina. Andiamo a guardare insieme dunque la copertina, una copertina del numero di Legal di giugno dedicata a Giuseppe Fornari, il quale ci parla della riforma Orlando e del whistleblowing. Andiamo a leggere insieme il titolo. Obiettivo: recuperare fiducia nelle istituzioni. Nei fatti la riforma Orlando sta dimostrando alcune criticità, mentre il whistleblowing è ancora lontano dalla nostra cultura e mancano gli strumenti giuridici per affrontare i crimini transnazionali. Questo è quanto sostiene Giuseppe Fornari. Poi all'interno dello stesso della rivista troveremo anche un articolo corposo sulla protezione dei dati e la blockchain e infine le classifiche che in questo numero in particolar modo riguarderà gli studi legali più attivi nell'ambito della proprietà intellettuale. Andiamo a sfogliare insieme dunque la rivista, iniziamo con pagina 4 dove come saprete troviamo il sommario quale fa l'elenco di tutte le sezioni di cui si compone la rivista, ovvero scenari, protagonisti, mercati e business, penale e fisco, banking and finance, imprese e lavoro, per concludere anche professione avvocato. Iniziamo con la prima sezione, nella prima sezione troviamo un importante articolo di Filippo Fattore, il quale ci parla della blockchain e di quanto e come influisce anche nell'ambito del mercato immobiliare. Andiamo a leggere insieme dunque il titolo. La blockchain rivoluziona il notariato. Utilizzando la tecnologia alla base delle criptovalute, i professionisti nella stipula diventano i custodi di ogni bene prezioso che debba essere scambiato, venduto o semplicemente posseduto. Il sistema riduce i rischi e aumenta la sicurezza, ma l'apertura di un portale per gli annunci delle case scatena la rivolta degli agenti immobiliari. Passiamo dunque oltre e proseguiamo con la sezione protagonisti. Nella sezione protagonisti troviamo l'intervista richiamo della presente in copertina dedicata a Giuseppe Fornari. Andiamo a leggere insieme dunque il titolo. Obiettivo: recuperare fiducia nelle istituzioni. Nei fatti la riforma Orlando sta dimostrando alcune criticità, mentre il whistleblowing è ancora lontano dalla nostra cultura e mancano gli strumenti giuridici per affrontare i crimini transnazionali. Andiamo a leggere velocemente un breve virgolettato che riassume il contenuto dell'intervista. La globalizzazione pone delle sfide che anche il diritto deve saper cogliere, dimostrando gli strumenti e le regole che consentono di affrontare i crimini in scala transnazionale. Continua Giuseppe Fornari. In un momento storico come questo, dominato dalla disaffezione e dalla delusione dei cittadini nei confronti del sistema paese, registro la necessità assoluta di recuperare il senso delle istituzioni che si nutre di fiducia e rispetto. Proseguendo oltre, arriviamo così alla sezione mercati e business. Nella sezione mercati e business è bene soffermarci un attimo, in quanto troviamo la classifica, come vi ho già annunciato in apertura, che come saprete ogni mese nel mensile Legal troverete le classifiche dedicate al mercato legale, finalizzate proprio a monitorare il mercato legale, in particolar modo nel numero di giugno. La classifica inserita e redatta dalla redazione è dedicata agli studi legali più attivi nell'ambito della proprietà intellettuale. Prima di proseguire sulla classifica è bene fare una piccola premessa. Le classifiche vengono elaborate da parte del centro studi e da parte della redazione di Legal sulla base delle operazioni, in questo caso della proprietà intellettuale, che sono divulgate da parte degli stessi studi legali sulla base di determinati parametri. I parametri presi in considerazione sono il numero delle operazioni, il controvalore di ogni singola operazione, il cliente, il team, ovvero la composizione, ovvero il numero di professionisti di cui si compone
nel team e infine le tecniche legali utilizzate. Sulla base di questi parametri poi viene indicato, elaborato un indice e elaborata così la nostra classifica legal. In particolar modo, come potete vedere alla mia destra, dal grafico relativo agli studi legali più attivi nell'ambito della proprietà intellettuale, in cima alla classifica troviamo Bird & Bird, Hogan Lovers, poi a seguire in terza posizione Studio Legale Franzosi ed NCTM. Questi sono sicuramente gli studi legali che hanno dimostrato nell'arco del periodo di tempo preso in considerazione da parte della redazione, ovvero i primi 6 mesi del 2018, le operazioni di proprietà intellettuale più interessanti sul mercato. Mentre in fondo alla classifica nell'ambito della proprietà intellettuale troviamo importanti studi di grandi dimensioni che però in questi primi 6 mesi non hanno dichiarato o non hanno concluso delle operazioni di proprietà intellettuale così rilevanti rispetto agli studi legali appena citati. In prima posizione dunque in discesa troviamo Chiomenti, poi a seguire Bonelli Erede, DLA Piper e infine Pavia e Ansaldo. Questi sono, ecco, ancora una volta il grafico riassuntivo degli studi legali che più attivi e quelli che invece perdono terreno nell'ambito dell'IP nei primi 6 mesi del 2018. Proseguiamo oltre ovviamente con la lettura della rivista, ci troviamo nella sezione successiva, poi ovviamente all'interno troverete diversi grafici e schemi che riassumono quelle che sono le più importanti operazioni di proprietà intellettuale. Proseguendo oltre abbiamo la sezione, ci troviamo nella sezione penale e fisco. Nell'ambito della sezione penale e fisco abbiamo un importante articolo dedicato alla relazione annuale dell'ANAC. Andiamo a leggere il titolo: più luci che ombre in bilancio, corruzione, trasparenza, contratti pubblici e arbitrati bancari. Questi 4 pilastri della relazione annuale dell'ANAC, che se da un lato registra risultati positivi per il whistleblowing, dall'altro evidenzia anche un percorso ancora lungo per il codice degli appalti. Successivamente andiamo invece nella sezione Banking and Finance. Nell'ambito, all'interno della sezione Banking and Finance di questo numero di giugno, abbiamo 2 importanti articoli dedicati al New Insurance Day. Si tratta appunto di una giornata organizzata da parte di Le Fonti e dedicata proprio al settore assicurativo. Il primo articolo, leggiamo il titolo, IDD come cambiano i modelli di business e di distribuzione. La giornata, organizzata come già anticipato da Le Fonti, si è aperta con un convegno dedicato a intermediari e broker assicurativi che si sono confrontati sulle ultime novità normative. In arrivo il magro regolamento IVAS, che sarà un testo unico sulla intermediazione. Mentre il secondo articolo, dedicato invece alla giornata New Insurance Day, è tratta dalla MiFID 2 e della tutela dei risparmiatori. Si tratta appunto se ne è parlato nel CEO Summit di apertura della serata delle Fonti Awards del 7 giugno, che si è tenuto il 7 giugno scorso in borsa a Palazzo Mezzanotte. Proseguendo nella sezione imprese e lavoro invece troviamo un articolo di Federica Chezzi che ci parla della New Economy e del GDPR, ovvero della normativa sulla privacy, di come questi hanno, di quale impatto questi hanno sul lavoro. Andiamo a leggere il titolo: New Economy e nuove norme, l'impatto sul lavoro. Il GDPR costringe le aziende a ridefinire i processi aziendali secondo gli obblighi imposti dal Jobs Act, mentre l'evoluzione digitale dà vita a impieghi per i quali c'è poca chiarezza e trasparenza normativa. In crescita gli incentivi sul welfare e i premi produttività. Infine, per chiudere la nostro mensile, abbiamo l'ultima rubrica, che invece è professione avvocato. Nell'ambito della sezione professione avvocato
troviamo invece il ritratto. Si tratta di uno spazio, come già vi ho anticipato nelle precedenti edizioni, di uno spazio redazionale elaborato e curato da Gabriele Ventura, in cui sono contenute le interviste che vengono realizzate dalla nostra rivista nei confronti dei grandi professionisti, i quali ci raccontano i principali aneddoti che hanno caratterizzato il proprio percorso professionale e quindi hanno influito sull'ascesa della propria carriera, e ci raccontano anche, perché no, degli aneddoti di vita privata, al fine di ottenere così un vero e proprio ritratto del professionista e della persona intervistata. In questo caso, nel numero di giugno, l'intervista è stato intervistato da parte di Gabriele Ventura Alessandro Munari. Andiamo a leggere il titolo: Arte e diritto, uno stretto connubio. Alessandro Munari, partner di Munari e Cavani, si racconta alle fonti Legal. Dagli inizi presso lo studio del padre all'ufficio da Vittorio Dotti, all'intensa amicizia con Umberto Eco, nel segno dell'indipendenza e della passione per la musica. Io ovviamente concludo questa puntata ringraziandovi ancora una volta per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con la programmazione sulle fonti di TV e restate qui con noi.